Jai Radha Madhava Kundabi Hari 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 Jaya Gopi Jana Vallabha Giri Varadhari Jaya Gopi Jana Vallabha Giri Varadhari Jaya Gopi Jana Vallabha Giri Varadhari Jaya Gopi Jana Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana 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 Yamuna Tira Brahmachari Yamuna Tira Sono nato nelle più profonde tenebre dell'ignoranza, ma il mio maestro spirituale mi ha aperto gli occhi con la torcia della conoscenza trascendentale e offro a lui i miei più rispettosi ed umili omaggi. Shrimate Bhakti Vedanta Swamini Tidamine Namaste Sarasvati Deve Guravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pastyatyade Shatarine Jayushi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shivasadi Guravata Vrinda Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Hare Krishna, allora continuiamo la lettura della Srila Prabhupada Lilamrita, la biografia ufficiale di Srila Prabhupada. E Srila Prabhupada Butler, questa è una delle primi ritratti, prime foto di Srila Prabhupada. Sì, leggiamo. Intanto un saluto speciale a Laura, a Chiara, su Zoom. E poi... su Facebook abbiamo Kevala Bhakti, Bhakta Fabio, Bhakti in Claudia Maria Teresa, Bhakti in Valentina, Radha Charan Devi,
E qui mi dice altre persone, di cui però non leggo il nome. Fabrizio, Hare Krishna, Fabrizio con il cuore tricolore. Hare Krishna, con i cuori col tricolore. Ok, va bene. Capitolo secondo. Butler, Butler? Is a Butler? Butler. Butler. Pennsylvania o Pennsylvania? Pennsylvania. Pennsylvania. Il primo terreno di prova. L'autobus uscì ondeggiando dalla stazione ed entrò nel centro di Manhattan. Quindi aveva composto Markine Bhagavata Dharma, Prabhupada, quel poema, ha detto: che cos'è questo inferno? Guardando Boston, Massachusetts, giusto? Boston, Massachusetts. Che cos'è questo inferno? Comunque, l'autobus uscì ondeggiando dalla stazione ed entrò nel centro di Manhattan, ormai in pieno giorno, avanzando su strade asfaltate piene di gente, camion e automobili, all'ombra dei grattacieli, per immergersi nel fiume di traffico in direzione del tunnel Lincoln. Dopo il tunnel, l'autobus emerse sulla sponda del fiume Hudson, che appartiene al New Jersey, e proseguì oltre la barriera del New Jersey, accanto a vasti depositi di petrolio e ad una distesa di raffinerie. Manhattan era rimasta a sinistra, con le tre ampie arterie di traffico a 100 km l'ora in ogni direzione. A destra apparve l'aeroporto Newark con i jet visibili sulle piste. Le linee elettriche si snodavano alte tra torri d'acciaio fino a raggiungere l'orizzonte. Srila Prabhupada non aveva mai visto nulla di così imponente. Ora vedeva personalmente quanto la cultura americana si basasse sulla passione in cerca di una sempre crescente gratificazione dei sensi, pura pazzia. Per quali affari importanti la gente correva avanti e indietro a rotta di collo? Dove andavano tutti così di fretta? I cartelloni pubblicitari indicavano loro la meta. Naturalmente, aveva percorso molte altre volte la strada da Delhi a Vrindavana, ma non c'era mai stata molta pubblicità. Viaggiando si poteva osservare soprattutto il paesaggio, i fossi che costeggiavano la strada, i templi, le case e i contadini nei campi. La maggior parte della gente viaggiava a piedi o sui carri, a buoi oppure in bicicletta. E a Vrindavana, perfino la gente comune per strada si salutava pronunciando a voce alta i nomi di Dio, Jai Radhe, Hare Krishna. Ora vi erano delle fabbriche alla periferia di Delhi, ma non come queste. L'effetto cumulativo di ciò che aveva visto in India non poteva essere paragonato, cioè l'effetto cumulativo significa neanche se le avesse messe tutte insieme. Allora, tutti quegli elementi, no? Del progresso materiale, non poteva essere paragonato neanche approssimativamente alla potenza materiale di queste distese di depositi di petrolio, di fabbriche mastodontiche e cartelloni pubblicitari che fiancheggiavano la super autostrada affollata. Consumo di carne, sesso illecito, sostanze inebrianti e gioco d'azzardo. Quegli stessi peccati che Srila Prabhupada era venuto a contrastare con la sua predica erano orgogliosamente pubblicizzati ed esaltati per chilometri e chilometri. I cartelloni esibivano liquori e sigarette. I ristoranti lungo le strade offrivano mucche macellate sotto forma di bistecche e hamburger e qualsiasi genere di prodotto. Era presente con l'immagine di una donna, dall'aspetto sessualmente eccitante. Ma Prabhupada era venuto ad insegnare proprio l'opposto, che la felicità
non si trova nella passione della gratificazione dei sensi, e che soltanto quando ci si distacca dall'influsso della passione, che induce ad attività colpevoli, è possibile diventare degni della felicità eterna nella coscienza di Krishna. Prabhupada provava compassione. La compassione di un santo cosciente di Krishna è stata spiegata in un'età remota da Prahlad Maharaj. Ho visto molte persone sante che si interessano solo alla propria liberazione personale, non si preoccupano delle città e delle metropoli, ma si ritirano sull'Himalaya o nelle foreste per meditare facendo voto di silenzio. Non sono interessati a liberare gli altri. Per quanto mi riguarda, invece, io non desidero, Prahlad Maharaj dice, per quanto mi riguarda, invece, io non desidero essere liberato da solo e abbandonare tutti questi poveri sciocchi e farabutti. So che senza la coscienza di Krishna, senza prendere rifugio ai tuoi piedi di loto, non è possibile essere felici. Perciò desidero riportarli al rifugio dei tuoi piedi di loto. Gradualmente il paesaggio cambiava, mentre il pullman correva tra le campagne della Pennsylvania, attraversando le lunghe gallerie nelle montagne. Scese la notte. Ed era molto tardi quando, dopo le 11, quindi le 23, il pullman entrò nella zona industriale di Pittsburgh, sulla sponda del fiume Allegheny. Le acciaierie erano poco visibili, ma Srila Prabhupada poteva vedere bene le luci, i bagliori delle fornaci industriali e le ciminiere fumanti. Milioni di luci brillavano nel buio fuligginoso della città. Quando finalmente il pullman entrò nel terminal, era mezzanotte passata. Gopala Agarwal aspettava con il furgoncino familiare Volkswagen per portare Prabhupada a Butler, a circa un'ora di strada più a nord. Quindi ancora all'una, sarebbero arrivati all'una di notte praticamente. Accolse Prabhupada a mani giunte, inclinando il busto diverse volte. Benvenuto, Swamiji. Questo non era il modo di fare di Gopal, suo padre, uomo di affari di matura, che aveva un debole per i sadhu e le cause religiose. No, perdono, questo non era il modo di fare di Gopal. Punto. Suo padre, uomo d'affari di matura, che aveva un debole per i sadhu e le cause religiose, gli aveva chiesto di ospitare lo Swamiji. Non era la prima volta che suo padre aveva provveduto alla sistemazione in America di un sadhu di sua conoscenza. Diverse volte aveva mandato a Gopal, il figlio che viveva in America con la moglie americana, dei moduli da firmare e Gopal, obbediente, aveva firmato come garante, ma non se n'era mai fatto nulla. Così, quando era arrivata la lettera in cui gli chiedeva di fare da garante per AC Bhaktivedanta Swami, Gopal aveva subito firmato e rispedito il modulo, pensando che non se ne sarebbe più, non ne avrebbe più sentito parlare. Ma ecco che all'improvviso, soltanto una settimana prima, era arrivata una lettera. Sally Agarwal, la moglie, l'aveva aperta e, allarmata, aveva chiamato il marito: Tesoro, siediti. Senti questa, lo Swami sta arrivando. Srila Prabhupada aveva mandato anche una fotografia in modo che potessero riconoscerlo. Gli Agarwal avevano guardato con curiosità la foto. Qui non ci sarà pericolo di sbagliare, aveva detto Gopal. Gli ignari Agarwal erano semplice gente americana, per dirla con le parole di Sally Agarwal, che aveva conosciuto suo marito in Pennsylvania, dove lavorava come ingegnere. Cosa avrebbero fatto con uno swami indiano in casa? Per loro l'arrivo di Prabhupada era uno shock. Ma di non accettarlo non se ne parlava neanche. Erano legati alla richiesta del padre di Gopal, come era suo dovere. Gopal aveva acquistato per Srila Prabhupada il biglietto da New York a Pittsburgh e aveva mandato un agente dell'assistenza viaggiatori ad incontrarlo. E il medesimo senso del dovere lo aveva spinto ad andare a prenderlo quella notte. Era dunque con un misto di imbarazzo, di incredulità e meraviglia che Gopal Agarwal
aiutò il suo ospite a entrare in macchina e lo portò a casa sua, a Butler. 20 settembre 1965, eh? 20 settembre, Butler, Pennsylvania, la patria della Jeep, si leggeva su una targa di granito. Si leggeva su una targa di granito nel parco della città. Butler, famosa come la città che nel 1940 aveva dato i natali alla Jeep dell'esercito americano, era una città industriale di 20.000 persone, paesello, situata in mezzo alle colline in una zona ricca di petrolio, carbone, metano e calcare. Le sue industrie più importanti erano le fabbriche di cristalli e vetri per specchi, di vagoni ferroviari, di frigoriferi, di apparecchiature petrolifere e di articoli di gomma. Il 90% della forza lavoro locale era costituita da americani di nascita. La religione ufficiale era sempre stata quella cristiana, in maggioranza protestante, con una minoranza cattolica, e negli ultimi anni era apparsa qualche sinagoga. Non c'era nessuna comunità indù. Gopala Garwal era stato il primo indiano a stabilirsi a Butler. E mentre il furgoncino entrava in città, poco prima dell'alba, l'aria era tiepida e umida. Presto l'edizione del mattino del Butler Eagle sarebbe arrivata nelle edicole, fuoco rosso cinese sull'India. Il primo ministro Shastri dichiara che i comunisti cinesi vogliono dominare il mondo. L'Assemblea delle Nazioni Unite ha chiesto al Pakistan e all'India di cessare il fuoco entro 48 ore. Questi titoli. Srila Prabhupada arrivò a casa degli Agarwal a Butler, negli appartamenti Sterling, alle 4 del mattino. Ma non avevo detto che ci voleva un'ora. Il tempo si è dilatato. Vabbè. E Gopal lo invitò a riposare sul divano. La loro casa, un appartamento di città, era composta da un piccolo salotto, una sala da pranzo, un cucinino e al piano di sopra due camere da letto e un bagno. Là essi vivevano con i loro due bambini. Gopala Agarwal e la moglie americana Sally vivevano a Butler ormai da qualche anno e si sentivano ben introdotti in una cerchia di buone conoscenze. Poiché il loro appartamento era molto piccolo, decisero che era meglio che lo Swami prendesse una stanza allo Young Men's Christian Association, una specie di ostello tenuto da religiosi, e venisse a trovarli durante il giorno. Naturalmente, la vera difficoltà non era lo spazio ridotto. La vera difficoltà era rappresentata da lui. Come avrebbe potuto adattarsi all'atmosfera di Butler? Dal momento che era loro ospite, sarebbe toccato a loro di spiegare la sua presenza a vicini e amici. Ehi, Pasquale, Hare Krishna. Hare Krishna. Ehi, Hare Krishna. Srila Prabhupada suscitava immediatamente la curiosità in chiunque lo vedesse. Dopo molte ansietà, la signora Agarwal prese una decisione. Piuttosto che lasciare la gente a fare illazioni sullo strano individuo vestito di arancione che viveva in casa sua, sarebbe stato meglio informarli attraverso i giornali. Espose il suo piano a Srila Prabhupada, che rise, accorgendosi di essere un personaggio piuttosto strano in quei luoghi. Sally portò subito Srila Prabhupada ad un giornale presso la sede di un giornale di Pittsburgh. Ma il cronista non riusciva a capire perché questa persona avrebbe fatto notizia. Allora Sally lo portò alla Butler Eagle, il giornale locale, dove la sua presenza fu considerata davvero una notizia. Il 22 settembre apparve un articolo sul Butler Eagle. In ottimo inglese, quindi non guarda, parlava un ottimo inglese, il devoto di un culto indù spiega qual è la missione che l'ha condotto a visitare l'Occidente. Un fotografo era andato a casa degli Agarwal e aveva fatto una foto a Srila Prabhupada in piedi nel salotto
con in mano un libro aperto, un volume dello Srimad Bhagavatam, che è questa foto che è qui in sovraimpressione o sullo sfondo. La didascalia diceva ambasciatore del Bhakti Yoga e l'articolo cominciava così. Un uomo di carnagione leggermente scura, in lunghi abiti color arancione pallido e scarpe da bagno bianche, scarpe da bagno bianche, è sceso ieri da un'auto e ha fatto il suo ingresso, presso l'ostello della gioventù di prima, insomma, di Butler, per partecipare ad una riunione. È Aci Bhaktivedanta Swamiji, un messaggero dell'India per gli uomini dell'Occidente. L'articolo parlava dello Srimad Bhagavatam come di un'opera biblica e di Srila Prabhupada come di un insegnante erudito. L'articolo continuava così. La mia missione è quella di risvegliare nella gente la coscienza di Dio, dice lo Swamiji, quindi partenza in quinta proprio, senza ingolfamenti però. Disse lo Swamiji, Dio è il padre di tutti gli esseri, in migliaia di forme diverse, spiega. La vita umana rappresenta uno stadio di perfezione all'interno dell'evoluzione della specie. Se non approfittiamo di questo messaggio, dobbiamo tornare a ripercorrere il ciclo. Afferma Bhaktivedanta, afferma. Bhaktivedanta vive come un monaco e non permette a nessuna donna di toccare il suo cibo. Nell'appartamento degli Agarwala Butler, come nel viaggio transoceanico di 6 settimane, egli si prepara i pasti in una pentola di ottone a diversi livelli, che è quella che abbiamo visto a Vrindavana, per cuocere il riso e le verdure a vapore e anche per fare il pane. È strettamente vegetariano e può bere solo latte, l'alimento miracolo per i bambini e per i vecchi, ha commentato. Se gli americani dessero più importanza alla loro vita spirituale, sarebbero molto più felici, ha detto. Questo è il DNA del nostro Acharya fondatore. Non trova modi differenti per essere accettato. Andiamo piano piano. No, se no che penseranno mai se subito parliamo di Krishna, se subito parliamo della nostra missione, piano piano, facciamoci prima accettare. E questa è la metodologia operativa di Srila Prabhupada? I devoti fanno così, no, no, non è quella. Significa che questa funziona qualunque altra metodologia, anche se desse qualche sintomo di successo all'inizio. Comunque non lo darebbe alla lunga distanza, perché è così che funziona. Così funziona, subito, immediatamente. Non lo volevano neanche, altro che ben accettato, non lo volevano neanche. Uno strano ha mantenuto il suo abito, ha mantenuto perfettamente la sua impostazione, i punti chiari della sua missione li esprime chiaramente. Allora qualcuno potrebbe dire, sì, però lui è Srila Prabhupada. E allora la domanda in risposta a questa affermazione sarebbe: e allora se noi non dobbiamo seguire Srila Prabhupada, chi dovremmo seguire? Giusto? E quindi? Ma lui è Srila Prabhupada, ho capito, noi siamo che? Chi dovremmo seguire noi? Lui. Quindi dovremmo fare esattamente così, serenamente, tranquillamente, ma fiduciosamente, che questo è il metodo che funziona, senza bisogno di camuffare. Cambia, camuffare, se, camuffare, modificare, perché se no non ci accetteranno, se no ci criticheranno, o penseranno che siamo strani. Durante una conferenza Prabhupada disse, sembriamo strani? Beh, dobbiamo sembrare strani, perché nel momento in cui non sembreremo strani, quello sarà un problema, perché vorrebbe dire che ci saremo omologati, quindi quando non ci considereranno più strani, quello sarà un problema. Noi ci devono considerare strani, perché? Perché noi stiamo praticando e portando la vita spirituale, che è strana per il mondo materiale, si capisce? È strana per il mondo materiale, deve essere strana, altrimenti non sarebbe mondo materiale se non sembrasse strana. Deve sembrare strana, e Prabhupada ha detto franchezza.
Non scendere mai a compromessi, spirito di lotta. Queste tre impostazioni forse all'inizio potranno non renderci popolari, forse, ma alla lunga decreteranno il nostro successo e la gente si accorgerà della portata, della levatura di questo movimento. Quindi mai scendere a compromessi, essere sempre franchi e diretti, non avere paura come non l'ha avuta Shila Prabhupada, se non lui abbai. Non dovremmo avere paura, diciamo le cose così come stanno. Ovviamente no, no, il nostro cuore non deve essere spinoso, no? Non dobbiamo essere aggressivi, ovvero tipico atteggiamento di una persona frustrata che si scaglia contro qualcuno che ne sa di meno e allora adesso ti mostro io chi è il superiore. No, non deve essere quello. Il cuore deve essere sempre tenero, non spinoso, ma il contenuto deve essere questo, quindi con rispetto, con umiltà, ma il contenuto deve essere questo senza mai scendere a compromessi, mai pensare, sì, però forse è meglio se cominciamo piano piano a fare così, così ci accetteranno. No, 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 non funziona, non funziona. Quella è Maya, è una forma di Maya. No, noi non abbiamo così poco tempo, abbiamo così poco tempo, le persone hanno poco tempo, non possiamo perdere tempo a camuffare, edulcorare. Che edulcori? Krishna è già perfettamente dolce così, giusto? Edulcoriamo la pillola, ma perché Krishna è amaro? È amaro Krishna? Non è amaro Krishna. No, Krishna è già dolce, è già perfettamente dolce, supremamente dolce. Quindi portiamolo così com'è e quella dolcezza è incredibilmente resa ancora più nettarea dall'amore di un suo puro devoto, Shila Prabhupada. Quindi che cosa, perché devo cambiare, modificare o inventarmi qualcosa per essere accettato o affinché la coscienza di Krishna sia accettata? Quello denota come si chiama, un complesso di inferiorità, no? De una debolezza. Fare così significherebbe tradire una debolezza interiore, no? Pro una propria debolezza, una propria paura, no? Io ho paura di io di non essere accettato. Ma perché dovrebbero accettare me? Non devono accettare me, il postino, non è che si fa scrupoli, oh, se non mi accettano, ma portagli quello che gli devi portare, punto e basta. Se no perché la leggiamo questa qui? Perché la stiamo leggendo se no? Giusto? Perché la leggiamo noi? Perché si fa così in tutti i tempi, facciamolo pure noi, però mi raccomando, stiamo leggendo, però non dobbiamo far così, non è questa la nostra. Gli Agarwal avevano la loro opinione sui motivi che avevano portato Srila Prabhupada in America, finanziare i suoi libri. Gli Agarwal avevano questa idea. Questo signore, Srila Prabhupada, è venuto per finanziare i suoi libri, nient'altro. Erano sicuri che la sua unica aspirazione fosse quella di incontrare qualcuno che potesse aiutarlo nella pubblicazione del suo Srimad Bhagavatam e che non desiderasse seguaci. Almeno speravano che non avrebbe fatto nulla per attirare l'attenzione ed erano del parere che questo fosse anche il suo modo di pensare. Non cercava di dare spettacolo, disse Sally Agarwal, non cercava le folle, non voleva nient'altro che raccogliere fondi per pubblicare i suoi libri. Forse Srila Prabhupada, vedendoli così ansiosi, aveva pensato di non mettersi troppo in luce per la considerazione che aveva dei suoi ospiti. Su richiesta di Srila Prabhupada, comunque, il signor Agarwal teneva una specie di dibattito aperto nel suo appartamento ogni sera alle 6. Dalle 6 alle 9, 3 ore, c'è cioè subito, immediatamente, già gli incontri sulla Bhagavad Gita, immediatamente. Sally, testimonianza di Sally. Il nostro gruppo era formato da persone di una certa cultura e lui li affascinò tutti. Affascinò tutti. Non sapevano bene che cosa chiedergli, non ne sapevano abbastanza. Era come un sogno uscito da un libro. Chi si sarebbe aspettato di trovare uno Swami in un salotto di Butler in Pennsylvania? Era davvero incredibile, nel mezzo della borghesia americana. I miei genitori, anche se abitavano abbastanza lontano, vollero venire a vederlo. Conoscevano diverse persone a Pittsburgh e vennero anche loro.
Era un avvenimento veramente straordinario averlo qui con noi, anche se in fondo l'interesse che tutti dimostravano era soltanto curiosità. Aveva una macchina da scrivere, una delle poche cose che possedeva, e un ombrello. Questa era una delle cose che colpiva, il fatto che portasse sempre con sé l'ombrello. Faceva un po' fresco e lui era calvo, cioè pelato. Perciò portava sempre un berretto che qualcuno gli aveva confezionato, qualcosa che assomigliava ad una cuffia da bagno. Ed era così brillante che quando vedeva qualcuno per la seconda volta sapeva chi era, se ne ricordava il nome. Era davvero un uomo brillante. O se incontrava delle persone a casa nostra e poi le vedeva in macchina, si ricordavano come si chiamavano e le salutava con la mano, chiamandole per nome. Era un uomo brillante, piaceva a tutti, rimanevano tutti colpiti dalla sua intelligenza. Quello che li conquistava di più era il fatto che ricordasse il loro nome, anche se il suo senso del humor sembrava, anche il suo senso del humor sembrava sempre molto serio, ma aveva un grande senso dell'umorismo. Il suo aspetto era grave, severo, ma aveva un fascino molto speciale. Era l'ospite meno difficile che avessi mai avuto, perché quando non avevo tempo da dedicargli, si metteva a recitare le sue preghiere e sapevo che si sentiva perfettamente soddisfatto. Quando non potevo parlare con lui, lui si metteva a pregare. Io mi sentivo a mio agio perché sapevo che non si annoiava mai. Non mi sono mai sentita tesa o forzata a causa della sua presenza. Era così accomodante che quando dovevo andare a prendermi cura dei bambini, restava lì a pregare e lui era contento. Quando dovevo fare qualcos'altro, gli bastava pregare per essere felice. Era un ospite meraviglioso. Certo. Quando venivano a trovarmi degli amici e fumavano, lui diceva: "Non importa, non fa niente." Ecco, vedi, il cuore tenero, no? Il cuore duro. Ecco quello che diceva: "Non fa niente." Sapeva che erano diversi. Io non fumavo mai davanti a lui. Sapevo che non dovevo fumare davanti al padre di Gopal. E mi sembrava un po' la stessa cosa. Non creava mai problemi a nessuno. Una sera, un ospite chiese a Prabhupada: "Che cosa ne pensa di Gesù Cristo?" E Prabhupada rispose: "È il figlio di Dio." Poi aggiunse che anche lui, l'ospite, era un figlio di Dio. Tutti trovarono molto interessante che lo Swami accettasse Gesù Cristo come il figlio di Dio. E qui c'è invece una breve testimonianza di Gopal, dice il marito. Le sue intenzioni non erano quelle di farti cambiare il modo di vivere. Non diceva a nessuno di diventare vegetariano o qualcos'altro. Tutto quello che chiedeva la gente era di seguire quello che stavano già facendo, ma di diventare migliori. Non dava molta importanza al fatto di abbandonare le vecchie abitudini. Srila Prabhupada seguiva ogni giorno un programma regolare. Ogni mattina andava a piedi dall'ostello agli appartamenti Sterling, dove arrivava verso le 7 del mattino, dopo aver attraversato 6 o 7 isolati. Al suo arrivo a New York, aveva nel suo bagaglio un grosso involucro di cereali essiccati, simili ai fiocchi di avena. Erano sufficienti per diverse settimane e ogni mattina a colazione ne prendeva un po' con il latte, che non era il latte munto dalle mucche, appena munto dalle mucche, ma era il latte di fabbrica. Certo, giusto, mica che avevano la mucca in giardino, gli agar uguale, no? Certo, era latte di mucca, ma non di mucca appena munta. Lui prendeva il latte. E non si può pensare che il latte nel 1965 fosse puro. Giusto? Ok. E lui beveva il latte, offriva a Krishna e beveva il latte. Alle 8 meno un quarto Gopal usciva per andare al lavoro e verso le 9 e mezza Prabhupada cominciava a prepararsi il pranzo in cucina.
Faceva i ciabatti a mano, il pane piatto, non tipo piadina, senza nemmeno il mattarello. Lavorava da solo per 2 ore, mentre la signora Agarwal si occupava dei bambini e delle faccende di casa. Alle 11:30 mangiava il prasadam. Sally dice: quando cucinava usava un fornello solo. La pentola in basso produceva il vapore. Sul fondo c'era il dal, i legumi, che creavano il vapore per cuocere molte altre verdure. Per circa una settimana aveva cucinato questo gran pranzo, che era pronto verso le 11:30, e Gopal veniva sempre a casa a mezzogiorno per il pranzo. Di solito gli preparavo un panino e poi lui tornava al lavoro. Non mi ci volle molto tempo per capire che anche noi avremmo potuto gustare il cibo che lo Swami cucinava. Così lui cominciò a preparare il pranzo per tutti noi. Oh, era così buono. Per noi era un divertimento mostrargli quello che sapevamo dell'America e lui non aveva mai visto cose del genere. Era così divertente portarlo al supermercato. Si divertiva un mondo ad aprire i pacchetti di okra o di fagiolini surgelati. Non doveva pulirli o tagliarli, niente di tutto questo. Ogni giorno apriva il freezer e sceglieva le sue cose. Era uno spasso starlo a guardare. Si sedeva sul divano quando passavo l'aspirapolvere. La cosa lo incuriosiva moltissimo e ne parlavamo a lungo. Era una persona così interessante, l'aspirapolvere, no? Cioè, che cos'è questa? Perché usano una macchina? Ogni giorno c'era quel grande banchetto e mi divertivo un mondo. Era davvero molto piacevole, che è sempre Sally che parla, eh? Lo aiutavo a tagliare le verdure, lui metteva le spezie e ridevamo. Era una persona piacevole, davvero amabile. Mi sentivo come una figlia per lui, anche se lo conoscevo da così poco tempo, proprio come se fosse mio suocero. Era un amico di mio suocero, ma io mi sentivo davvero molto vicina a lui. Era entusiasta di tutto. Mi piaceva stare con lui. Lo trovavo eccezionale. Dai, Shila Prabhupada chi? Incommensurabile, inenarrabile fortuna. Considerando il fatto che noi per fortuna, il mondo consideriamolo fortuna, non so, vincere la lotteria o questa non è neanche una fortuna, è un'altra cosa, un altro nome, un'altra parola. Va bene, Hare Krishna, Jai, Srila Prabhupada chi? Jai, Srila Prabhupada Lilamrita chi? Jai, quindi morale di ciò che abbiamo letto oggi, non abbiate paura di proporre la coscienza di Krishna così com'è. Nel momento in cui tenterete di metterci di edulcorarla, la starete corrompendo, perché Srila Prabhupada ci ha fatto vedere come si fa fin dall'inizio. Non abbiate paura. Krishna, Srila Prabhupada ci protegge, così com'è. Bhagavad Gita così com'è, la coscienza di Krishna così com'è, l'ha portata lui. Così com'è, ovvero così come l'ha portata lui. Un puro devoto che ha già dimostrato di essere ineffabile, irreprensibile, perfetto. Hare Krishna. Jai, Srila Prabhupada chi? Jai. Jai. Ci vediamo domani mattina.